Ispirazione quotidiana. Glorifico il mio mondo pensando in modo corretto e amando incondizionatamente. Citazioni di oggi. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Giovanni 13:31. Molti dei difetti che vedi negli altri, caro amico, sono la tua stessa natura riflessa in loro. Rumi. Preoccuparsi delle colpe degli altri è un'aggiunta inutile alla preoccupazione per le nostre colpe. Hazrat Inayat Khan. Ispirazione di oggi. Seconda parte costruttiva. Ieri, prima parte costruttiva, abbiamo visto quanto è necessario ritrovare quella connessione, quella compresenza, quella acquisizione del fatto che Dio davvero permea il nostro mondo, che davvero il nostro mondo è permeato di presenza spirituale. Oggi, seconda azione conseguente, portare questa realtà, questa acquisizione, questa verità nel mondo, nonostante le condizioni del mondo esterno. Non dobbiamo aspettare che il mondo cambi secondo la conformità del nostro pensiero alla verità, ma dobbiamo portare la verità nel mondo nonostante il mondo stesso. Questo è stato fatto dal primo figlio, il primogenito, che però non è speciale, è solo il primogenito, come messaggio universale, il primogenito figlio di Dio inviato per il messaggio universale, cioè che quella voce, quella parola che era legata soltanto a una zona geografica e a un popolo, in verità era parlata per tutti coloro che vogliono ascoltare, per tutto il mondo. E questa è stata la funzione storica del disegno spirituale da parte del cristianesimo, è che tutti noi siamo figli di Dio e siamo fratelli e che, come dice Gesù stesso, quello che ho fatto io potete farlo anche voi, anche di più potete farlo. Io ho aperto la strada e questa è una grandezza che, voglio dire, è riconosciuta e verrà riconosciuta per sempre della figura di Gesù Cristo, uomo spirituale. Ma poi questa strada aperta a tutti noi, deve essere perseguita da tutti noi, proseguita da tutti noi. Ed ecco allora perché vi ho proposto queste tre citazioni. La prima, naturalmente, è quella più evidente. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Ogni volta che noi glorifichiamo Dio, Dio si glorifica in noi. Ogni volta che noi portiamo la consapevolezza spirituale nel mondo, ecco che glorifichiamo Dio, perché vi è una connessione originaria, stabilita dalla parola, tra Dio e uomo. Genesi 1, Genesi 2. Tutto è organizzato per l'uomo. Quella connessione, quel soffio è fondativo del senso stesso della creazione. Senza l'uomo non vi è necessità della creazione, senza l'uomo non vi è scopo nella creazione. Questo ci dice la parola, che conosciamo sempre meglio nella sua intimità e nella sua voce individuale. Questa è la nostra ricerca, questo penso che sia il valore di quello che stiamo facendo insieme. E penso che sia anche una cosa piuttosto inedita, questo che stiamo facendo insieme, questo percorso che stiamo facendo insieme. La seconda citazione riguarda, e la terza riguarda, intanto è molto utile sempre, sono entrambe molto utili sempre, quella di Rumi e quella di Hazrat Inayat Khan, ma nel contesto di oggi sono utilizzate perché quella critica, quella colpa che noi diamo agli altri, quel pensiero quindi rivolto criticamente all'altro, al suo cambiamento. Attenzione, non sto dicendo che non sia qualcosa che inevitabilmente abbiamo tutti anche noi che vogliamo e crediamo in un mondo migliore, diverso. Questo passaggio sull'altro, su dare all'altro la responsabilità, sul volere che l'altro cambi. Insomma, sull'uscire da se stessi invece di restare centrati sulla propria trasformazione, parola che ritroveremo
domenica prossima, perché questo è il punto, il primo giorno dell'anno, la nostra rinascita, il nostro nuovo inizio. Tutte le volte che noi facciamo questo, non soltanto appunto ci allontaniamo dallo scopo vero, che è quello di cambiare noi stessi, che dovrebbe raccogliere tutte le nostre forze, ma, e questo è una cosa un po' più sottile, spero di riuscirmi a farmi capire, di riuscire a farmi capire, consolidiamo lo stesso sistema che noi vogliamo invece superare. Perché è quello stesso sistema che ci pone uno contro l'altro. E quindi se io do la colpa all'altro, guardo i difetti dell'altro, non faccio altro che continuare a nutrire questo stesso sistema contrappositivo, oppositivo, questo sistema competitivo. È una strategia estremamente efficace e vincente. D'altra parte, il potere ha tutte le sue forze, il potere del sistema in generale. Quindi qualunque mossa si faccia nutre il potere, se è all'interno di quello stesso paradigma. Per superare e non nutrire più il potere, o come direbbe Adam Zeland, non nutrire più i pendoli di questa energia negativa che diventa distruttiva, dobbiamo superare e uscire, quindi staccarci, cioè non farci più coinvolgere, non salire più sulla giostra. Cambiare da fuori, non da dentro, perché da dentro è impossibile cambiare. Noi tutti siamo dentro, naturalmente. Siamo immanenti a questo sistema, siamo noi stessi principio operante in questo sistema, in questo mondo, cioè. Ma se noi vogliamo cambiare questo mondo attraverso il cambiamento di noi stessi, dobbiamo cambiare proprio gli schemi, i paradigmi di struttura, tra cui proprio questo. E quindi il concetto del perdono, sentite come assume dei contorni molto differenti. Non è più perdono l'altro sforzandomi di trovare nell'altro, cioè trovare in me quella forza che mi permette, mantenendo sempre naturalmente la distinzione dell'altro, quindi le sue colpe, continuando quindi a dire la colpa è tua, la causa è tua, trovare la forza però che mi permette di far sì che io perdono te. Perché anche in questo modo noi manteniamo sempre lo stesso schema. Io e l'altro in contrapposizione all'altro, io buono, lui cattivo. Sentite invece come se noi lasciamo che i morti seppelliscano i morti, se lasciamo che l'altro pensi a se stesso, se guardiamo la trave nel nostro occhio e lasciamo stare magari le sei travi nell'occhio dell'altro, perché non è mica detto che l'altro abbia soltanto una pagliuzza, potrebbe avere sei travi, 100 travi, ed è tutta una verità. Ma non spetta a noi, non spetta a noi, non fa parte della evoluzione del prossimo mondo quella di passare attraverso l'assegnare, dare voti di bontà, di verità, di moralità, giudicare gli altri. Non spetta a noi giudicare, certamente, ma sentite come questa affermazione, che è piuttosto condivisa, no? E che tutti noi accettiamo come tale, se poi in realtà giudichiamo tutti quanti gli altri sempre e comunque, anzi diventa oggi un esercizio quasi di stile farlo. Superando invece questo schema, noi costruiamo il prossimo mondo, e così facendo noi creiamo letteralmente il nuovo mondo, portiamo il nostro nuovo mondo, il prossimo mondo, in questo mondo. Intenzione di oggi: inizio questo mio giorno e ogni mio giorno con la sensazione che tutto andrà bene. Porto il mio nuovo mondo in questo mondo, perché so che Dio agisce in me e attraverso di me, ora, finalmente, con facilità. È glorificato in me attraverso la mia nuova consapevolezza. So che il bene è stato compiuto ieri, e che cose ancora più grandi sono davanti a me oggi e domani, e da domani in poi. Ringrazio per il bene della mia vita e mi dedico alle più grandi e migliori opere che farò da oggi e che ho già iniziato a fare oggi.